I wish I had the same delusion that I do when I was doing. Didn't think that I could ruin anything at all. I could never fall. I wish I had that same conviction, convinced I never needed fixing. Yeah, that girl really knew her business. Where did she go? Yeah, she thought she could do anything, thought she could get anywhere. Confident she's number one, and if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of confidence club, 'cause that don't last forever. I wish I saw what she saw. I wish I knew what she knew. I love how she just owned it, but sadly I've outgrown it. I know I'm still that girl, but I don't know how to show it. Like she knew, like she knew, she knew, she knew. Wasn't really ready, no, I had to grow. I put it so heavy and I'm feeling low. Unlearning all that was wrong for me. I wish somebody would've issued a warning. No, they did, but I kept ignoring. Didn't wanna have to face it, but if I don't, I know it's gonna break me, oh. Yeah, she thought she could do anything, thought she could get anywhere. Confident she's number one, and if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of confidence club, 'cause that don't last forever. Che vuoi fare? Scusa. E ciao alle ragazze. Ciao. Qui, alle ragazze. Ciao. Non ci mangia nessuno. Ciao. Poi ciao. Ciao ragazze. Ciao a tutti. Ciao. Etta. Ciao. Che hai messo? Baby, I got reason to worry. Please don't tell me I got reason to worry. Jag kollar dig hela tiden. Hej, hej. Nu ska jag zooma in dig lite så att jag kommer närmare dig. Då kan du säga hej mamma. Hej mamma. Hej pappa. Hej pappa. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti. Io benissimo. In queste due settimane di assenza sono successe un sacco di cose belle. Infatti io e Christian ci siamo sposati in chiesa il 15 giugno 2024. Poi vi parlo bene di tutto, vi faccio vedere anche magari il vestito, le decorazioni e vi racconto un po' di quella giornata. E in più siamo anche stati in Sardegna. Siamo partiti il martedì dopo il matrimonio e abbiamo fatto quasi 6 giorni in Sardegna e abbiamo staccato proprio la spina da tutto e da tutti. Ci voleva appunto una settimanina per noi, senza orari, senza sveglie, senza appuntamenti, senza problemi. Quindi per fortuna siamo riusciti a ritagliarci questi 6 giorni insieme. Io e Christian non facevamo ferie insieme da circa 3 anni perché lui ha un'attività e in questi 3 anni diciamo si è dedicato completamente al lavoro, però per fortuna quest'anno siamo riusciti a dedicarci almeno una settimana io e lui insieme. Speriamo però di tornare a fare i nostri soliti viaggi, così almeno da staccare un po' la spina più spesso. Però non ci lamentiamo, almeno abbiamo fatto 6 giorni insieme. Era proprio da tantissimo che non facevamo giorni di vacanza insieme, soprattutto lui, infatti era arrivato stanchissimo e diciamo che questi 6 giorni se li ha meritati tutti. Io questa mattina ho già sistemato un po' casa e ho avviato un sacco di lavatrici perché noi in realtà siamo tornati l'altro ieri, quindi è da ieri che sto facendo lavatrici su lavatrici, perché poi sono partita
che ne avevo già dei panni sporchi nella cesta, che però, ragazze, veramente non sono riuscita a lavarli perché c'è stata proprio la settimana del matrimonio, quindi l'ultima cosa a cui ho pensato è fare le lavatrici. Lunedì sono stata, vi dico la verità, tutto il giorno a letto per recuperare un po', e poi martedì siamo partiti, quindi meno male che è venuta comunque mia mamma ad aiutarmi a pulire la casa. Però ecco, le lavatrici non le ho fatte, quindi mi sono ritrovata ieri e oggi a fare lavatrici su lavatrici. Però adesso sto facendo l'ultima, quindi ci siamo. Ora do un'altra pulita perché comunque stamattina mi sono dedicata più che altro al riordino, però adesso volevo andare proprio a pulire. E ultimamente mi sto trovando molto bene con i prodotti di Everdrop, che è un'azienda che non utilizza plastica, quindi un'azienda ecosostenibile che va ad utilizzare questi flaconi che voi dovete soltanto riempire e ricaricare con il prodotto che vi occorre. Sono prodotti veramente validi, quindi uno perché vanno a sostenere il nostro pianeta eliminando comunque la plastica, e due perché sono molto validi proprio a livello di pulizia. Per esempio, lo sgrassatore per la cucina fa veramente il proprio lavoro, quindi va a sgrassare e rimuovere lo sporco che comunque possiamo trovare in cucina. Idem anche il prodotto per il bagno, veramente molto molto valido, quindi va a igienizzare e in più fa anche da anticalcare, veramente molto molto valido. E poi sto utilizzando anche prodotti per la lavatrice, che sono prodotti in polvere, quindi voi potete prendere anche il set, così vi arriverà a casa sia il contenitore, il latta, che la polvere, quindi potete travasare poi la polvere nel contenitore con il misurino, così potete tenerlo anche nella vostra lavanderia, è molto bello esteticamente. E la polvere non va assolutamente a rovinare i capi scuri perché ci sono proprio i detersivi dedicati, quindi ai colorati, ai capi neri, ai capi bianchi. Quindi voi scegliete soltanto quello che desiderate di più, ecco, quello che vi occorre. E poi c'è l'acido citrico, ci sono anche i prodotti beauty solidi, quindi c'è lo shampoo, c'è il balsamo, il bagnoschiuma in versione solida appunto per sostenere il nostro pianeta. Io quelli non li ho provati ancora, però per quanto riguarda i prodotti sulla pulizia vi assicuro che sono molto molto validi. Volevo andare a pulire un attimino qui in sala con il prodotto quello multiuso, quindi voi potete farci i vetri, gli specchi e in più potete spolverare. Intanto vi lascio il codice sconto, in realtà ne ho due da darvi. Se siete già registrati sul sito di Everdrop avete il 10% di sconto con il codice ALESSIAHOME10, tutto scritto in maiuscolo e tutto scritto attaccato. Comunque vi lascio tutto giù in info box così potete andare a leggere bene, mentre se siete nuovi clienti, quindi se voi vi registrate, avete il 15% di sconto con il codice ALESSIAHOME15. Vi lascio il link diretto al sito giù in info box, quindi voi dovete soltanto cliccare sul link e andrete a finire sul sito di Everdrop e poi proseguite con gli acquisti, oppure se volete dare semplicemente un'occhiata per farvi un'idea di che azienda è e di quali prodotti ci sono. Comunque vi assicuro che i prodotti sono veramente validi. Questa è la seconda volta che vi parlo di Everdrop e vi assicuro che vi troverete bene anche voi. Mi raccomando, se siete già clienti di Everdrop e avete provato i loro prodotti, scrivete giù nei commenti come vi trovate con i prodotti, così aiutate anche le altre, insomma, che vogliono acquistare per la prima volta questi prodotti. Adesso andiamo a dare una pulita insieme, così vi mostro anche poi il prodotto in azione. Qua ho sistemato tutti i prodotti che mi sono arrivati e volevo farvi vedere questo, che è praticamente il sapone per le mani che si va sempre a ricaricare. Quindi voi avete sempre i flaconi e poi dovete acquistare la ricarica, in questo caso questa qui. Questo qua è il sapone per le mani. Poi abbiamo il detersivo per capi delicati e mi è arrivato anche questo qui, il barattolo di latta, e c'è proprio scritto detersivo lavatrice capi delicati, così non ci si sbaglia. E poi abbiamo il detersivo per lavatrice capi colorati, che sarebbe questo qui.
Io adesso sto utilizzando quello universale perché avete anche la possibilità di prendere il detersivo universale e quindi non vado ad aprire anche questi, però comunque per farvi capire che ci sono molte alternative. E poi qua abbiamo anche la candela, anche questa ecosostenibile, perché voi per la prima volta acquistate il barattolino che è in vetro ed è questa qua con il tappo in legno, e poi andate semplicemente a ricomprare la candela, quindi andiamo a sprecare meno prodotti. Ed eccola qui, andate semplicemente ad inserire la candela poi all'interno del barattolo. Non potete capire che profumo ha questa candela, già da spenta praticamente è favolosa. Adesso non so gli ingredienti esatti, ma è di una freschezza floreale pazzesca, è veramente ottima. Provatela questa, sarebbe lei. Vi faccio vedere così se volete fare lo screen. È veramente ottima, 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 mi piace tantissimo, e dopo aver pulito l'accendo assolutamente. E poi volevo farvi vedere, ecco, l'acido citrico, questo qui, che voi andate a mettere nel barattolino. E fatemi sapere voi come utilizzate di solito l'acido citrico. Piovendo veramente tantissimo, soprattutto la notte scorsa e tutto ieri, ma proprio una pioggia incredibile. Non so quanta acqua è venuta giù, vi dico la verità, ma proprio una roba impressionante, e sicuramente avrà fatto anche qualche danno. Infatti oggi è allerta arancione qui in Emilia Romagna. Qua da noi fortunatamente non è successo nulla, però in altre zone sicuramente qualche danno lo avrà fatto, perché ha piovuto veramente tantissimo. Oggi pomeriggio vado a Modena in stazione perché devo farmi rimborsare i biglietti del treno, perché praticamente mio padre, la sua compagna e Sara dovevano ripartire dopo il mio matrimonio, sono arrivati praticamente a Bologna e il treno non è passato perché c'era lo sciopero, ma noi non lo sapevamo, quindi loro sono andati fino a Bologna con il treno. Sono arrivati là, il treno non c'era, e quindi voglio andare a sentire in stazione se mi rimborsano il biglietto, perché è veramente difficoltoso farlo online. Poi il numero verde è a pagamento, e quindi faccio prima ad andare io in stazione a Modena. Mi scoccia un sacco, perché comunque uno paga e poi vabbè, fanno gli scioperi così. Comunque, oggi vado a sentire, vediamo un attimo se riesco a farmi rimborsare i biglietti. E poi niente, adesso volevo raccontarvi un po' della giornata del matrimonio. Eccomi qua, finalmente vi parlo un po' del matrimonio. Allora, io e Christian ci siamo sposati in chiesa il 15 giugno 2024. È stata una giornata bellissima, ma veramente bellissima. Mi ricordo tutti i dettagli.
Ho vissuto proprio appieno la giornata e di questo io ne sono felicissima, idem anche Christian. L'abbiamo vissuta veramente con serenità e ho un ricordo veramente bellissimo di quel giorno. E spero che anche per gli ospiti sia stato così. So che il matrimonio è degli sposi, ma secondo me, secondo il mio parere, dal momento in cui si va ad invitare della gente, il matrimonio è di tutti. Quindi tutti devono stare bene, secondo il mio parere, soprattutto poi le persone che vengono da lontano, che affrontano un viaggio per venire da noi, per festeggiare noi, secondo me devono stare bene. Infatti io sono stata in ansia tutti i mesi precedenti, fino a quel giorno, proprio per questo, perché volevo che tutto filasse liscio e che tutti si sentissero bene quel giorno. Purtroppo è difficile gestire tutti, perché io e Christian abbiamo i parenti sia da parte mia che da parte sua, che vengono da lontano, dalla Puglia, dal Lazio. Gestire tutti non è stato facilissimo, però ce l'abbiamo fatta, perché comunque loro ci hanno aiutato tantissimo. A me premeva tantissimo questo aspetto, ossia che i nostri ospiti dovevano stare bene, dovevano viversi quel giorno bene e ricordarselo, avere dei ricordi belli, felici, insieme a noi. Lo spero che sia andato tutto bene. Comunque è stato un giorno molto molto emozionante. Partendo dai preparativi, allora io e Christian siamo usciti tutti e due da questa casa, ci siamo preparati tutti e due in questa casa. Lui ovviamente non mi ha visto, anche perché io il vestito, l'abito da sposa me lo sono messo praticamente alla fine, che lui era già andato giù. Quindi è venuta la parrucchiera, che ha pettinato me, mia mamma e insomma tutti gli altri, quindi con una parrucchiera abbiamo fatto tutto. E poi è venuta la truccatrice, che purtroppo è venuta un po' tardi, e infatti da lì mi sono un po' impanicata, perché io comunque volevo essere in chiesa alle 4-5 minuti, volevo fare ritardo solo di 5 minuti, ma purtroppo la ragazza è venuta alle 2 e capite bene che tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta. Infatti sono arrivata in chiesa alle 4:30, tardissimo per me, perché io sono precisina, lo sapete, e quindi non volevo fare più di tanto ritardo. Cioè io e Christian già viviamo insieme, quindi secondo me non serviva fare il ritardo. E anche perché poi c'erano tutti gli ospiti che aspettavano, ma vabbè, purtroppo quella è stata l'unica nota negativa secondo me, e vabbè, non fa niente. Comunque nel mentre che noi ci preparavamo qui sopra, sotto ho fatto allestire un buffet. Ho proprio chiamato un signore, quindi, che ha fatto tutto lui, ha messo questo gazebo con il tavolo e tutti i vari assaggini sopra, per accogliere tutti i nostri parenti, perché venendo appunto da lontano, i miei parenti addirittura sono partiti la mattina stessa, veramente mi sembrava brutto non offrire nulla, perché comunque sarebbero venuti qui a casa. E quindi abbiamo deciso di fare questo piccolo, ma proprio piccolissimo, diciamo buffet di benvenuto qui sotto casa. E hanno mangiato, intanto hanno stuzzicato qualcosa, sono stati insieme, hanno bevuto un po'. Fortunatamente non ha piovuto quel giorno, ma non c'era neanche il sole che spaccava le pietre. Diciamo che c'era questo tempo che ci ha fatto stare bene, nel senso non c'era né quel caldo incredibile, ma neanche la pioggia. Quindi c'è stata una via di mezzo, e quello secondo me ha fatto stare bene anche tutti gli altri ospiti, perché comunque si sa che il caldo, ecco, ai matrimoni si patisce un sacco. Fortunatamente il meteo tutto a posto, quindi né troppo caldo, né troppo freddo, né pioggia. È stata una giornata veramente tranquilla, ecco, sotto questo punto di vista. Poi tutti i parenti di Christian e Christian sono andati in chiesa. Io purtroppo ero qui che correvo, non mi sono gustata nemmeno le foto con le damigelle mentre mi preparavo, mia mamma che mi vestiva. Non mi sono goduta quel momento, perché appunto era tardissimo, si erano fatte le 4:10 e io mi stavo vestendo in quel momento, quindi l'ansia già c'era. Qua in camera c'erano comunque diverse persone, e le fotografe
insomma, si era creato un clima un po' di tensione, io che ero in ritardo e non mi sono gustata quel momento. Infatti vi consiglio di iniziarvi a preparare un po' prima in modo tale che poi fate le cose con calma e potete farvi anche le foto in tranquillità. Purtroppo a me non è stato possibile perché, ripeto, questa ragazza è venuta tardi. Ok, va bene, finito questo, andiamo in chiesa. Io ho scelto tre damigelle le mie amiche e due erano arrivate insieme a me, ne mancava una. E non arrivava Giada, la mia amica, praticamente, perché il fratello ha messo nel navigatore un indirizzo sbagliato. Vabbè, comunque dopo 5 minuti è arrivata, siamo entrate, quindi sono entrate prima le tre damigelle grandi, poi Sara, mia sorella che portava le fedi, doveva esserci anche Elisabeth, mia nipote, però non so che fine aveva fatto, era quella con il papà forse a sedere dentro, quindi non le ha portate, poi essendo piccolina immaginavo che sarebbe andata così perché ha 3 anni, quindi le fedi le ha portate Sara e poi io e mio padre che ci addentriamo in chiesa. Appena arrivo vedo Christian in una valle di lacrime e questa cosa mi ha spiazzato perché lui ha un carattere molto chiuso e non me l'aspettavo, infatti mi ha fatto emozionare tantissimo. Io però purtroppo non mi sono lasciata molto andare perché ero praticamente pietrificata. Il momento messa mi ha messo molta ansia già dai giorni precedenti perché avevo paura di impappinarmi, di sbagliare, quindi non mi sono goduta neanche tantissimo questo momento. Vabbè, abbiamo fatto la messa, ci siamo sposati, eccetera, è stata bellissima il coro. È stato bravissimo, sono stati bravissimi i ragazzi del coro, c'erano forse 10 persone che cantavano, è stato super emozionante. E poi nulla, siamo andati al ristorante, alla location, abbiamo iniziato a fare qualche scatto perché era talmente bella la location che era veramente sprecato andare a fare foto da altre parti e quindi abbiamo fatto tutto lì in location. Poi siamo andati con gli ospiti a fare aperitivo, abbiamo fatto il nostro ingresso. E poi lì ci siamo divertiti, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, eccetera. Poi è arrivato un calabrone. Io ho l'incubo dei calabroni perché una volta mi ha pizzicato qui alla caviglia, ancora ho la cicatrice, e entra sto calabrone dentro la sala dove stavamo cenando e io faccio un urlo e me ne vado fuori. Ho cominciato a dire a tutti, vi prego ammazzatelo, vi prego fate qualcosa perché era grande e a volte scendeva anche in basso. Fortunatamente l'abbiamo eliminato e io sono tornata poi in sala. E niente, poi ci siamo divertiti, abbiamo ballato, è stato bello perché si sono riunite proprio le famiglie. Mi ha fatto piacere che comunque tutti i miei zii, mia mamma, così mio padre, siamo stati tutti insieme. Mi ha fatto veramente piacere tantissimo questo, anche il giorno dopo. Siamo stati tutti insieme e anche la famiglia di Christian tutta riunita. Quindi questo è stato uno dei momenti più belli e più importanti per me. E poi vabbè, sono venuti tutti i nostri amici, gli amici di Christian, ci siamo divertiti un sacco. E abbiamo fatto qualche scherzo, mi aspettavo qualche scherzo in più, però vabbè, comunque ci siamo divertiti lo stesso. E poi per non parlare delle decorazioni, dei fiori, veramente tutto stupendo, tutto come sognavo. E poi sapete che per queste cose siamo più noi donne, no? A guardare questi dettagli, però è stato veramente tutto bellissimo, anche a Cristian è piaciuto tutto. E poi magari vi metto qualche foto per farvi vedere. Non ho foto fatte da me perché io quel giorno il telefono non l'ho preso proprio e quindi appena la fotografa mi manderà le foto vi farò vedere qualcosa e quindi seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Ale Home Lover, vi lascio il link giù in info box, voi ci cliccate, andate direttamente nel mio profilo Instagram e basta, poi abbiamo fatto un po' di DJ set, quindi abbiamo ballato un po'. Si sono fatte praticamente le 2 di notte e niente. Poi noi abbiamo dormito lì in location. La mattina sta piovendo di nuovo. Aggiornamento meteo. Mamma mia.
Comunque, la mattina ci siamo svegliate, abbiamo fatto colazione, avevamo un sonno veramente pazzesco, e poi ci è venuto a prendere il nostro amico con un furgone che abbiamo caricato diverse cose che ci dovevamo portare a casa. E basta, poi sono venuta qua a casa, c'erano tutti i miei zii, siamo andati con loro al museo della Ferrari, perché comunque dalla via che erano venuti gli abbiamo fatto vedere, diciamo, anche il museo, così hanno visto un po' di macchine. Siamo stati con loro, abbiamo pranzato, e c'è stata anche la mia amica Giorgia, insomma ci siamo riuniti tutti quanti, e poi loro sono partiti, che erano, non so, forse l'una, le due, sono andati giù. E hanno portato anche mio padre, perché mio padre in realtà doveva scendere con il treno, però c'è stato questo sciopero, così. Per fortuna che la mia amica Giorgia aveva un posto in macchina e li ha portati lei, perché altrimenti niente, dovevamo arrangiarci poi il giorno dopo a fare un altro biglietto. Si è conclusa qua, e poi la sera siamo andati dagli zii di Christian, una parte era partita la mattina e invece altri zii sono partiti il giorno dopo, che li abbiamo accompagnati in aeroporto, quindi siamo stati anche con loro nei giorni scorsi. E poi martedì siamo partiti per la Sardegna e avevamo veramente bisogno di staccare un attimo, e veramente sono anni pesanti, perché ci stiamo dedicando al lavoro tantissimo, soprattutto Christian, che non si è fermato mai, e quindi abbiamo detto andiamo un po' al mare, stacchiamo un attimo la spina. Adesso speriamo di fare qualche viaggetto in più, anche soprattutto per lui, perché lavora veramente tantissimo. Questo è stato il matrimonio. Fatemi sapere se volete dei dettagli sull'organizzazione, su come preparare un matrimonio, su qualche consiglio, che magari vi faccio un video dedicato. Ecco, questo è stato un racconto che vi ho voluto inserire qui nel vlog. Però fatemi sapere se volete proprio un video dedicato al matrimonio, e quindi in base ai commenti che mi fate poi cercherò di girarvi il video il prima possibile. Sono appena tornata, sono stata in stazione centro a Modena e praticamente ho fatto la richiesta di rimborso insieme alla ragazza che lavora lì allo sportello, ed è semplicissimo, tra virgolette, nel senso che bisogna andare sul sito di Trenitalia TPER, quindi non so se vi interessa anche a voi, almeno lo sapete. Praticamente sono andata là per niente, tra virgolette, perché comunque non lo sapevo, e adesso vediamo se andrà a buon fine, perché comunque sono passati 10 giorni e forse la richiesta si doveva fare subito, non ho capito, perché la ragazza non è stata molto chiara, però vediamo. Comunque io ci ho provato e niente, ora speriamo bene, perché non è la prima volta che succede, e quindi sinceramente un po' mi scoccia. Comunque sono passata anche in Coop e ho preso il prosciutto per stasera, poi ho preso anche la novità del momento, ossia il gelato alla Nutella, vediamo un po', stasera lo proviamo con Christian. Poi ho preso la pasta, le farfalle, perché vorrei fare la pasta fritta, poi l'insalata, le carotine, ho preso poi l'auricchio, che è buonissimo, è senza lattosio, poi ho preso la mozzarella, questa qua senza lattosio, la polpa di pomodoro, poi le olive, queste qui, e il dado, questo qua che prendo sempre, che è praticamente era in offerta. Ora metto tutto a posto, aspetto Christian e ceniamo. Chiudo qua questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo poi presto con un altro video, e vi aspetto giù nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi mando un bacione, ciao!